La struttura che esploriamo, anzi che attraversiamo oggi, è un ponte decisamente fuori dall'ordinario, inaugurato proprio quest'estate. Il ponte di Sabbioncello in Croazia rappresenta un collegamento cruciale che sorge su un tratto di mare che divideva la penisola di Sabbioncello, prima raggiungibile solo passando per la Bosnia, e la località di Komarna, nell'estremità meridionale della Croazia. Il viadotto riunisce quindi il territorio, ma si può definire della discordia. Prima di approfondire questo punto, però, vediamo insieme quali sono le sue caratteristiche salienti. Strallato, in cemento armato e acciaio, con i suoi 2,4 km di lunghezza, un impalcato composto da 400 sezioni metalliche in successione, sorretto da cavi anch'essi metallici, è alto 55 metri sul livello del mare, per consentire il passaggio delle navi. La vicina Bosnia ed Erzegovina, infatti, ha spesso accusato la Croazia di voler chiudere con la costruzione del ponte il suo unico affaccio sul mare, ostacolando il traffico navale. La storia di questo viadotto è travagliata, caratterizzata da dissapori tra le autorità bosniache e croate e dal fatto che il progetto fosse in piedi fin dai primi anni 2000, ma il cantiere, dopo varie vicissitudini di natura economica e politica, è stato avviato solo nel 2018, per poi essere interrotto dalla pandemia e ultimato nel luglio 2022. Vi salutiamo con qualche pillola di curiosità. Per costruire il ponte sono state utilizzate oltre 33.000 tonnellate di acciaio, trasferite in Croazia via mare, l'equivalente del peso di quasi 5 torri Eiffel, e 68.000 tonnellate di calcestruzzo armato, quante ne servono per realizzare 27 piscine olimpiche, per un totale di oltre 6 milioni di ore di lavoro. Continuate a seguire l'Istituto Professionale Edile di Bologna per viaggiare con noi e scoprire tante altre costruzioni ricche di curiosità.